Mister, ripartiamo, siamo qui pronti. Non è stato facile arrivare a questo momento perché la situazione post-retrocessione è stata molto polemica, però la vediamo molto entusiasta e questo potrebbe essere davvero un bel punto di partenza. No, io non è che sono entusiasta perché in questo momento sono molto pensieroso e sono molto preoccupato in senso positivo, ecco, di quello che dovrò andare a fare e di quello che voglio della squadra. È normale che, come ho detto ai tuoi colleghi, per me era fondamentale che questa società, ed è fondamentale che sia composta da persone che comunque vadano a racchiudere i ruoli in una società. In questo momento sono stati ecco, racchiusi questi ruoli importanti con gente di spessore. È normale che adesso ci sarà di andare a lavorare. È normale che la gente deve sapere che si riparte da zero, ci sarà una programmazione, ci sarà un lavoro, gli obiettivi pian pianino verranno fuori dai risultati, ma soprattutto ci vuole concretezza e comunicazione, che è fondamentale. Quindi ci sono tutti i presupposti, però alle parole bisogna far seguire i fatti. Ecco. La notizia fresca di giornata è la conferma di Andrea Soncin, importantissima, potrebbe fare lui da condottiero a questi giovani ragazzi. La rosa, diciamola tutta, non è ancora di primissimo livello, sono giovani di belle speranze, però bisogna fare ancora tanto a livello di mercato perché il campionato di Lega Pro Prima Divisione è difficile. Noi sappiamo realmente quello che abbiamo, quello che ci manca, e Soncin fa parte, ecco, di quel programma di ripartire, perché comunque oltre ad essere sotto l'aspetto professionale un ottimo giocatore, è anche un'ottima persona sotto l'aspetto umano. C'è sempre stato un rapporto tra me e Soncin, come società e Soncin, però è normale che ogni cosa, le due parti devono trovare un punto di incontro. Sembrerebbe che lo stiano trovando, lui sembrerebbe che stia arrivando, da parte della società c'è stato quell'avvicinamento che lui cercava, non c'è mai stato una mancanza di rispetto nei suoi confronti, ma soprattutto c'è stato in un periodo di confusione come l'abbiamo provato tutti, io personalmente che avevo firmato e per un mese non so, quindi è una cosa normalissima, dobbiamo comunque capire che ci vorrà uno spirito di sacrificio e di adattamento alla situazione, però speriamo, ecco, di toglierci delle belle soddisfazioni. Vi allenerete per questa settimana a Città di Ascoli, qualcuno ha un po' polemizzato su questo perché farà molto caldo, si potrà lavorare bene in queste condizioni? Ma io credo che una squadra ha polemizzato, credo che qua staremo qua una settimana, che è un posto magnifico, Villa Pigna mi ricordo i tempi passati da giocatore, poi ci sono delle società come la Roma, come il Parma o altre società che lo fanno. Chi ha Collecchio, credo che a Collecchio ci siano 50 gradi rispetto ad Ascoli, che comunque rimane. Noi abbiamo cercato di sfruttare dove abbiamo più possibilità di lavorare, noi abbiamo gli attrezzi, abbiamo i campi, abbiamo tutto, Città d'Ascoli ci dà tutto, quindi perché allontanarci e soprattutto non far, come si vuol dire, tenere vicino i tifosi, anche per questo è stata la scelta, perché se qualcuno vuole iniziare a vedere gli allenamenti nella propria città, vivere la città, i ragazzi devono cominciare a vivere la città e soprattutto noi dobbiamo cercare di riavvicinare la gente, che è la parte migliore poi del calcio. La gente, siamo in conclusione, mister, la dobbiamo riavvicinare anche con i risultati, sarà difficile, però questa piazza storica, lei lo sa benissimo perché ha giocato qua ad Ascoli, merita un campionato importante. Sì, merita un campionato importante, sappiamo la piazza e ha dimostrato anche a livello di tifoseria che di essere grande sotto l'aspetto della mentalità, nel pensiero, nel misurarsi con le persone, nell'avvicinarsi con la società nel momento dedicato. È normale che in questo momento c'è un po' di polemica, ma fanno parte di tutte le cose perché comunque poi, come si vuol dire, la chiarezza, il comunicare è fondamentale. Forse è mancato quello, ma non perché era il periodo stesso. Speriamo di ripartire da quello. È normale che si vogliono tutti i risultati e sappiamo che Ascoli ha grandi credenziali e vuol far bene. Però dobbiamo anche capire che stiamo ripartendo e pian pianino cercheremo di fare il massimo col minimo. Direttore, benvenuto ad Ascoli, sappiamo della sua grande amicizia con il patron Benigni, insieme dovrete ricostruire questa squadra che dopo una retrocessione amara deve ripartire. Sì, abbiamo detto già in conferenza, come ha detto il Presidente, anche abbastanza provato e emozionato, non ha digerito tanto bene questa retrocessione, ma si fa fatica a digerire le pressioni, il presidente, i tifosi eccetera. E ci ha avuto la forza e l'umiltà di ripartire partendo da basi diverse rispetto a quello che il calcio in genere ci ha abituati. Mi è piaciuto molto questo, mi ha affascinato da un punto di vista di lavoro questa filosofia del presidente, per cui ho accettato volentieri e dicevo per due
buoni motivi. Uno dei due è quello del presidente. Per fare chiarezza, noi teniamo un filo contatto con i tifosi, l'ha già detto in conferenza stampa, lo ribadiamo. Lei è stato coinvolto nel caso Calciopoli, è stato inibito, anche se dal punto di vista diciamo, penale è stato completamente assolto. Facciamo chiarezza su questo e facciamo anche chiarezza su un altro aspetto. La chiamata della sambenettese che c'è stata, però lei ha detto no. No, direi una bugia se dico che ho detto no. Non ho detto né no né sì. C'è stato semmai un interessamento. Chi ha portato avanti questo interessamento evidentemente ha fatto il nome di Fabiani, hanno fatto due giri sui siti, hanno visto chi era Fabiani e ovviamente si è alimentato il discorso di Fabiani, ma questo risale a molto, molto tempo fa, quindi non c'è stato nessun contatto, se proprio vogliamo dire, una semplice disponibilità rimasta lì. Calciopoli, dicevo prima, una pagina per me amara, dove mi ha provato, perché sa, essere processati per nulla si fa fatica, essere processati perché ha commesso qualcosa ne fai una ragione. Fortunatamente, ma non poteva essere altrimenti, la giustizia ordinaria, quella penale e civile, composta da giudici monocratici, ha riconosciuto la mia totale estraneità, e vorrei ribadire totale estraneità ai fatti. Quella sportiva viaggia su binari diversi, è una giustizia sommaria che va a rimorchio, scusa il termine, del capo di imputazione dell'accusa che oggi rappresentano i PM. È sufficiente questo per dare delle inibizioni. Oggi mi verrebbe da dire, beh, visto che sono stato assolto a tutti i tribunali, potrei fare un'azione risarcitoria, eccetera, riprendermi qualche rivincita. Invece dico no perché? Perché so che nel movimento calcio esiste questo tipo di giustizia, quando ci sono entrato ne ho accettato tutte le sue componenti e una volta che tu accetti devi saperci anche sottostare, per cui una pagina amara, mi dispiace che ancora non si riesca a capire, a fare una distinzione di tutto questo. Cioè come se un'inibizione sportiva è una condanna, no, diciamoci francamente e molto onestamente che quello che conta è l'aspetto penale e civile. Perché? Perché viene valutato mediante delle tappe, delle udienze dove ci sono testimoni, dove c'è anche chi ti accusa, eccetera. Quando si viene assolti per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, credo che la dice lunga. E se si dà credito quando si fa una condanna, così lo si deve fare quando c'è una soluzione. Peccato che quando si condanna i media fanno pagine, capito, eccetera, e quando uno viene assolto c'è un piccolo trafiletto. Quello che basta alla persona che è stata assolta, a me mi è bastato e mi è avanzato, non cerco rivincite con nessuno, cioè, sono una persona che naviga abbastanza sott'acqua, diceva una persona che adesso non c'è più, speriamo di vivere a lungo per poter dimenticare, va? Che impronta daremo a questa squadra? Fondamentale la conferma di Soncin che sta arrivando qui, molti giovani, tanti ragazzi di belle speranze e sappiamo anche di un suo filo diretto con il Parma, si fanno anche diversi nomi di giocatori che potrebbero interessare l'Ascoli. No, ecco, il problema del filo diretto del Parma, vedi poi come nascono le dicerie, il filo diretto con la GEA, i fili diretti qua, i fili diretti là, dice questo è un uomo del Parma. Non è così, sono amico di molti dirigenti del Parma, come sono amico di Lotito, come sono amico tutt'oggi di Luciano Moggi, prima direttore generale della Juventus. Certo che se c'è un qualcosa di interessante, in forza di un'amicizia, di una colleganza, siamo tutti allo stesso mondo, la si può sfruttare, perché ho sentito, dice uomo GEA, ma io non lo guardo, non ho mai fatto parte della GEA, non sono mai stato chiamato per i fatti della GEA, però dice, ti etichettano questa cosa, è ora di sfatare questo luogo comune. Con il Parma ci sono dei rapporti con il direttore generale, con Antonello Preiti che è dell'area tecnica, con Imbogi, ci sono dei rapporti, per cui loro sono oggi una tra virgolette società importante che hanno molti giocatori che se fanno al caso dell'Ascoli riprendiamo, se no, no, insomma, tutto qua. Questo sarà un campionato particolare, senza retrocessioni, quindi anche per un direttore sportivo non è facile plasmare una squadra che non rischia di retrocedere,
però quest'Ascoli, diciamolo francamente, ha un obbligo morale almeno di arrivare tra i primi 9. No, l'obbligo morale che ha l'Ascoli e che io vorrei dire, mandare un messaggio ai tifosi, è quello di impegnarsi tutte le domeniche, di non risparmiarsi mai. Poi c'è sempre l'avversario. Oggi non possiamo dire noi faremo, noi specialmente a titolo personale dico che ci sarà il massimo impegno per far sì che in un lasso di tempo giusto e ragionevole l'Ascoli torni in quei palcoscenici che merita. Però dire noi quest'anno vinceremo il campionato, arriveremo tra le prime 9, arriveremo tra le ultime 9, mi sembra che fa parte del chiacchiericcio. Io vado al sodo, prometto tanto impegno insieme a tutto lo staff che andrò a completare insieme ai calciatori. Chi evidentemente non ha questo profilo, troveremo sicuramente un accordo e una strada, e le nostre strade si divideranno necessariamente. Direttore, il sintomo di cambiamento dell'Ascoli, questo nuovo vento, è testimoniato anche dalla sua nuova figura, direttore generale, giovanissimo, una bella soddisfazione. Assolutamente sì, ho avuto questa grandissima opportunità da parte del presidente, da parte della società, e per me è solamente un orgoglio. Ormai questo è il quarto anno che sono qui ad Ascoli, quindi la realtà la conosco la piazza, conosco la situazione, diciamo, economico, finanziaria e tecnica, e quindi sono solamente contento e felice di poter dare il mio contributo per la causa ascolana, insomma. Spieghiamo ai tifosi che ancora poco la conoscono quali saranno praticamente i suoi compiti. Sì, i miei compiti saranno principalmente di carattere gestionale, quindi andrò a ricoprire quella carica di, diciamo, di controllo anche economico, dal punto di vista economico, amministrativo e gestionale, che magari in passato era un po' vacante. Quindi questo sarà il mio compito principale. Poi, per quanto riguarda l'area tecnica, come sapete, insomma, vi sarà il direttore Fabiani, che si occuperà lui, insomma, della squadra, e di tutto quello che concerne, diciamo, l'aspetto tecnico, proprio come dicevo. Naturalmente entrambi lavoreremo, come ho già avuto modo di dire, sulla stessa via, ossia entrambi perseguiremo quello che è l'obiettivo principale, ovvero il futuro e la salvezza, insomma, della società, e quindi lo sviluppo tecnico ed economico, finanziario dell'Ascoli Calcio. Lei ha parlato del fattore economico che ad Ascoli negli ultimi anni ha creato più di un problema. In piena sinergia con il presidente Benigni, c'è un progetto duraturo per cercare di vivere i prossimi mesi e i prossimi anni senza troppe apprensioni? Assolutamente sì, diciamo che sono qui apposta, ovvero già da qualche anno abbiamo iniziato una politica di saving, di contenimento dei costi. Quest'anno sicuramente sarà ancora più accentuata, visto che sappiamo tutti che il campionato di Lega Pro è differente dal campionato di Serie B, sia in termini di introiti, diritti televisivi e quant'altro. Questo però sicuramente non ci spaventa, perché abbiamo già iniziato, come dicevo, da qualche anno una certa via, una certa politica, e quindi quest'anno ci sarà sicuramente da lavorare un po' di più, ma non siamo pronti, e già il giorno dopo la retrocessione ci siamo messi al lavoro. Quindi siamo fiduciosi, e sicuramente il lavoro che stiamo compiendo sarà volto a garantire una maggiore stabilità e solidità all'Ascoli negli anni futuri.